bravissimi, ci hanno suggestionato, noi avete visto, eravamo impegnati su questo tavolo, anche su quella banca, abbiamo fatto il resto. Io veramente sono curioso di sapere cosa la stessa musica cosa può avere ispirato anche noi. Abbiamo i fogli prima erano non bianchi ma insomma in questo caso niente di correzione, sempre stato. Chi vuole cominciare a leggere? Vabbè, allora io qua avevo già composto una poesia quando è venuto su un altro Legani. Vabbè, allora, vedete, io ho scritto una poesia che si titola Comparivano solo gli occhi. Allora, è nata perché ieri sono andato a vedere la mostra di Stern McCurry al legge di Venaria e mi ha detto la mente sono morta. Cioè di fronte a quelle fotografie uno non rimane più uguale. Quello, Sì? Andate a vederla perché dura ancora pochi giorni, è stata prolungata, ma merita veramente. Allora, e tra le altre cose ho visto, c'è la famosa ragazza, quella con me, la ragazza. Ma c'è un'altra ragazza, mi dice, mio compagno solamente degli occhi neri, bellissimi, nel Sador, si chiama così. Ho chiesto perché non so come l'unità. Comparivano solo gli occhi. Comparivano solo gli occhi, lampi che accecavano la devastazione polverosa di tempi in due. La storia si involve e distrugge la sua sapienza. Comparivano solo gli occhi, il chador negava la dolcezza della femminilità, a quell'età poi, adolescente in fiore. I fanciulli, non c'è più scuola, alimentano il corpo con pistole mitragliette. Senza pallottole, l'assurdità della progressione. Con le pallottole, fucina spietate le mani. Comparivano solo gli occhi, aridità di allegrie, domande che squarciano le nostre provvisorie sicurezze. Comparivano solo gli occhi, di una potente bellezza senza confini. Ma non è la bellezza a salvare il mondo, a progettarne uno nuovo. L'utopia tanto attesa, la torre di Babele che si ricompone in un abbraccio fraterno. Ma per me è un piacere perché vengono sempre ogni ultimo giovedì del mese tre dei amici, mi trovo con loro, si scrive insieme. Ma hai provato la cosa insieme? In un locale come questo, basato tutto sull'improvvisazione, tutto che sa qualcosa. Allora, sei curioso di ascoltare gli altri? Io ho un curiosissimo. Allora, Carlo Molinaro. Bravo, bravo. Faccio un po' di luce perché non ci vedo. Io ho scritto una poesia, cioè non sapevo prima cosa avrei scritto perché io, cioè, se mi dico l'improvvisazione, io mi immedesimo nell'improvvisazione totale e non so cosa viene fuori, quindi comincia così. Io scrivo con la penna di Noemi, gliel'ho fregata l'altra sera al Polski Kot e adesso sono qui al Café des Arts mentre è partito il cinese. Bisogna andare avanti a bout de souffle, come un film di Godard. Puoi calare il tono, ma colmare lo spazio di dolcezza, in modo che il respiro non incespichi. Il prodigio è che accada tutto insieme, ciascuno con un cuore e uno strumento, fare qualcosa che sia di nessuno, e dunque trovi in uno spazio libero per lasciarsi riempire. Batte la batteria, il ritmo sale, verso quel punto che è come un bacio quando si è dato, ormai non appartiene solo agli amanti ed è l'universo intero, per un momento lo credi ed è vero, devo ridare la penna a noi. Max Ponte.
Che cosa suggono le suggestioni della musica jazz? Che cosa suggeriscono? Che cosa incorporeità, età, beta invibile, oleosa, età, bit, amorfati, cosa, mente? Ma però non è assolutamente facile. A mia sorella non piace il jazz. Dice che non si capisce niente. Capisce a me? Il basso che mi tiene il ritmo e le percussioni percuotono, mandano in quota, quantificano, vivificano, accendono, fremono, rendono, diffondono, reggono, lasciano, arrendono. È arrivato il libraio in tutto questo. Il basso e le percussioni, le chitarre, mi fanno da integratori, sostengono i buoni battiti del cuore. Sono cardiofonia. Ecco cosa penso. Pioggia e delirio di una mezz'ora gente. Ecco, adesso è chiaro. Piove, e piove a tratti con ferocia. Mormora, sputa grandine, e scendono gravi imprevisti, schegge di metallo, spine e protopiume di sauri ancora inabili al volo come se il suono avesse divento nei fissi delle ore e delle ere. Cadono rane e pesci incommestibili, come nelle piogge miracolose del Pentateuco, in quelle maledette di Charles Holford nel libro dei dannati. Ma non appena Powers e Berger ci porgono l'ombrello, che né fuoco né tantomeno rane possono vincere, e Sir Galvan sul verde alza la spada e l'eremita srotola il mantello come a proteggerci da troppa tempesta, ecco lo scroscio più forte tra le nubi. Poi, com'è nella legge scritta e in quella non scritta, e nell'arcano che passa da bocca a orecchio e da orecchi a bocca, sull'ultimo suono che pare un tuono, poi, dicevo, che nel frattempo è diventato adesso, di colpo, tutto tace. Thank you.